giocare a pallacanestro ci vuole un bagaglio di energie che noi non abbiamo avuto nella seconda metà della partita. Nonostante tutto siamo riusciti a respingere spesso e volentieri il tentativo di rimonta di Torino, ma alla fine siamo stati, secondo me, anche un po' beffati perché al di là dei nostri demeriti, la partita è stata quella che avete visto, non è che c'è molto da commentare. Abbiamo giocato con buona disciplina, soprattutto nella prima metà, con il tentativo di averne altrettanto contro una difesa che chiaramente ha cambiato le sue modalità, anche e soprattutto nelle collaborazioni. Ciononostante, siamo riusciti a mantenere la testa costantemente. Ci è mancato un po' di energia per chiuderla, qualche tiro sbagliato, un paio di difese dove ci è scappata via una penetrazione piuttosto che un rimbalzo attacco, episodi che alla fine ci sono cosa di cari, ma quando si gioca così spesso è importante immediatamente resettare, c'è poco da chiacchierare, c'è da giocare una partita difficilissima fra 3 giorni, quindi domani siamo in palestra, dopodomani siamo in palestra, dopodiché fra 3 giorni giochiamo, quindi pochi rammarichi. È chiaro che stasera siamo incazzati tutti quanti, come è normale che sia, anche perché credo che per la prestazione che abbiamo fatto avremmo meritato qualcosa di più, ma questa è la legge dello sport. Quando perdi devi semplicemente ingozzare la bile e cercare di trasformarla in energia perché c'è bisogno di averne tanta nella partita di mercoledì contro Trento in casa. I'll handle it. I'll do my best. One, I'm very thankful we won the game, especially the way the first half went and the way the game started. We missed shots early, and it looks like after we missed the shots early, we kind of lost our confidence and energy. Given up 50 points in a half at home is usually a bad sign. I think they got 10 offensive rebounds the first half and had 14 assists. But the second half, I think we turned it around. You know, we got 50 points and only gave up 30. We still, you know, got hurt on the board, but we did a much better job of taking good shots and taking care of the ball. The last game we played against Malaga, you know, we only had one guard, and then Carlos got hurt early. But Tony and McAdoo and Mamadou gave us a big lift coming off the bench, which is something that maybe we've been lacking most of the year. L'ultima partita contro Malaga avevamo praticamente una sola guardia, anche perché poi appunto, mancavano Poeta, Toni Kkaer e Carlos è dovuto uscire durante la partita. Oggi avere la possibilità di avere dalla panchina Kkaer, McAdoo, Jaite sicuramente ci ha dato tantissimo. Onestamente diciamo che ci siamo trovati nella situazione di Malaga tante altre volte.